Da 100 anni ogni anno si celebra la giornata mondiale del risparmio. Siamo andate a sentire le persone su che cosa risparmio. Abbigliamento, giochi per i bambini. Le cose belle e buone. Niente, su niente. Compra tutto quello che vuole? Sì, compro quello che voglio, sì. Su tutto, perché ho una piccola pensioncina di 670 euro. Sicché quando ci hai levato le bollette e tutto, risparmi sugli alimentari, sui medicinali, sulla roba per vestirsi addirittura di più. Sulla spesa, sulla luce, sul gas, tutta questa roba qui. Cerco di rinunciare alle cose non essenziali, se proprio devo, nel senso magari a piccoli sfizi che possono essere messi anche da parte, magari in virtù di un risparmio per la famiglia. Si cerca di mandare avanti i beni primari, insomma, e dopo lasciando indietro le cose, insomma, che se ne può fare anche a meno. Sugli acquisti, un po' più tipo abbigliamento, tipo scarpe, è normale, purtroppo. Si risparmia. Io, che sono vecchia, non risparmio niente. Pago 4,50 d'affitto. La luce, il gas, l'acqua, che mi rimane? Meno male, c'ho figlioli, se no morivo di fame, cavolo. Cercare di risparmiare è un problema, perché non tu vuoi far mancare niente a nessuno. Poi tu hai gli animali, che anche quelli è un costo, però non si può fare a meno perché ti danno tanto amore, affetto, quindi... Si può rinunciare a tante cose, a mangiare no di sicuro, perché si cerca di non buttare via niente, ecco. Su tutto, insomma, sulle bollette, risparmiando l'acqua, elettricità, insomma, bisogna stare attenti a tutto. I costi sono proibitivi, le verdure, frutta, tutto è molto caro. Sull'abbigliamento. Io, sì, cerco di risparmiare su queste cose.